Ma anche bollicine. Quando si parla di bollicine non si può che andare a parlare di prosecco. Siamo con Giulia, che è dell'azienda Clara C. Siamo a Valdobbiadene, quindi la padre, nel cuore del prosecco. E non si può che parlare di Clara C perché è strettamente legata al mondo del prosecco, poiché Antonio Carpenè è il fondatore di questo metodo di produzione del vino, perché è proprio colui che ha inventato il prosecco, e poi dopo insomma sono susseguiti tutti quanti gli altri, quindi è un nome strettamente legato al mondo del prosecco. Nome, ma io leggo anche i fiori di prosecco. Ci vuoi spiegare perché quei fiori? Diciamo che essendo Clara C un po' la branca femminile del prosecco, ha tra le sue note sicuramente i fiori e gli agrumi e anche i frutti come la mela e l'arancia, e diciamo che è una linea strettamente collegata al mondo femminile, essendo molto delicata ma assolutamente decisa, un po' come le donne. Il prosecco è, come tutti quanti i grandi vini, viene esportato maggiormente all'estero piuttosto che in Italia. Noi siamo abituati a bere male, non siamo abituati a bere bene, però queste manifestazioni servono anche a far conoscere le eccellenze territoriali, per cui è bene che si facciano, è bene che le persone bevano le cose buone che abbiamo da offrire. Dall'occhio leggermente socchiuso forse potete intuire che ho già assaggiato qualche bottiglia. Giulia è testimone, ti chiederei di fare un ultimo assaggio, cosa possiamo provare? E mi pare che il rosé non lo hai assaggiato. Confermo. Proprio l'anima di cui ti parlavo, quell'anima delicata, floreale, che è un po' la linea guida di Clara C. Non si gira. No, però prendo tempo per il cameraman. Alla salute. Siamo qui con Fabrizio di Oliba. Questa è una cosa molto particolare, perché sì. Che prodotto ci stai mostrando? Allora, è un prodotto di birra spagnolo, il finale di produzione appunto esce fuori una birra verde. Perché è verde questa birra? Te lo dico subito, praticamente viene aggiunta al finale di produzione della birra un siero di olive. Perché appunto chi la produce sono dei ragazzi che hanno degli oliveti sui Pirenei, e quindi dopo aver fatto per tanti anni assaggiare l'olio con il vino loro, che è molto però di alta gradazione, 18-20 gradi, la nuova generazione ha deciso di fare un nuovo esperimento producendo birra, però hanno inserito appunto le olive all'interno. Oltre alle olive hanno inserito anche la spirulina, che gli dà un'unificazione del colore, e sulla produzione finale viene aggiunto anche un enzima naturale, sempre tutto naturale, che si chiama Clarex, che praticamente assorbe tutti gli enzimi del glutine e la fa diventare addirittura una birra senza glutine. Perfetto, quindi è ottima anche per i celiaci? No, assolutamente sì, certo, come no, certo. Che tipo di pubblico? Giovani, adulti? Diciamo da sopra i 30 in poi accettano molto di più, 30-35 fino ai 50-60 sono proprio il pubblico che accetta molto di più la nostra birra. E gradazione alcolica? Molto bassa, 5-5.5, quella più alta fa 6-7 gradi circa, ma sono molto morbide, sono un po' inusuali quando le assaggi. Le vedi verdi, quindi il cervello ti dice adesso assaggio un'oliva o un olio, è un po' particolare,
mentre invece hanno un piccolo sentore, no? Che ha la caratteristica poi di questa birra. Arriviamo nel sud Italia, precisamente in Sicilia, da Gulino, con la signora Monica che ci presenta Gulino. Buonasera, buonasera a tutti, cantine Gulino, provincia di Siracusa, contrada Fanusa, proprio Val di Noto, quindi terra meravigliosa. Cantina Gulino è tra le cantine più antiche d'Italia, come avete potuto vedere, dal 1793. Nasce lì e cresce e dura ancora nel tempo, è la stessa cantina che viene utilizzata ancora oggi per produrre quelli che a noi piace definire un po' i calici di storia, perché lavoriamo sulle autoctonie e ci piace chiaramente esprimere al meglio il territorio in cui siamo. Siamo a Different Wine, quindi la domanda viene spontanea: come si differenzia il vostro vino e per cosa si differenzia? Ma soprattutto il nostro vino si differenzia intanto per aver recuperato un antico vitigno ormai totalmente perso, che è l'Albanello. Abbiamo fatto praticamente un po' una missione, quella di recuperare questo vitigno e di poter produrne un vino in purezza, che ha una complessità meravigliosa, che esula e che si contraddistingue tra tutte quante le referenze e i vini siciliani. Cosa proponete qui a Different Wine? Quali sono le vostre bottiglie più particolari? Abbiamo portato proprio il nostro prezioso, quindi l'Albanello in purezza, e il moscato bianco, moscato di Siracusa, nelle nostre tre declinazioni, cioè la versione secca, la versione passita, nelle due metodologie di appassimento che utilizziamo, una in pianta e una sui graticci, che sono stati particolarmente apprezzati, e poi ovviamente il vitigno principe siciliano per eccellenza, il Nero d'Aula. Degustazione di vini, ma ci sono anche tantissimi altri prodotti qui a Roma, e parliamo adesso di olio e non solo. Il mio è un olio extravergine biologico IGP, come vedete dal cartellone dietro, ma produco anche mandorle biologiche. Partiamo dall'inizio, chi siete, dove siete? Vengo dalla Sicilia, dal territorio di Caltagirone, ho un'azienda agricola, sono la quarta generazione, quindi mio bisnonno, mio nonno, mio padre, anche i miei fratelli produciamo olio, mandorle e anche altro. Come si coniuga l'olio con le mandorle? Che mandorle avete? Una volta, sto parlando di circa 50-60 anni fa, anche la mia azienda aveva piantagioni di mandorle. Poi mio padre decise di toglierle quando arrivavano le mandorle dalla California. Adesso è un prodotto che va molto, anche perché la nostra mandorla siciliana non è da paragonare alle altre estere. Quindi ho rimesso di nuovo i mandorleti e sempre le mandorle in biologico, perché l'azienda è tutto in bio. E dulcis in fundo, Roberta che ci parla di Babbarè. Che cos'è Babbarè? Babbarè è un babà da bere. I proprietari, che in questa sera purtroppo non sono presenti perché la febbre purtroppo incombe sovrana, hanno creato il babà sbriciolato dentro una bottiglia, una crema di latte, con dei rum selezionati, con una gradazione alcolica a 17 gradi. Ovviamente è uno dei prodotti di nicchia, un prodotto di punta di terre pompeiane, riusciamo a far bere il babà. E poi c'è questa cosa bellissima che si vede proprio il babà sbriciolato dentro. Allora guarda, ti faccio anche vedere se riusciamo ad avere, ecco, sul fondo della bottiglia potete ben notare il babà sbriciolato. Ovviamente va tenuto nel freezer perché va servito ghiacciato alla fine del pasto. Ma se vogliamo azzardare, vogliamo usare ancora di più, nel caffè. Quindi diventa praticamente un caffè al babà.
o vogliamo ancora osare, ci sono anche della mixology che viene fatta o sui ciambelloni o sul panettone o evidentemente anche sul gelato come topping. Quindi in tutti i momenti della giornata è buono? In tutti i momenti della giornata possiamo bere babà recchi.